Buongiorno cari concittadini e care concittadine. I dati di ieri relativi all'epidemia da coronavirus ci danno un calo record sia del numero delle persone contagiate che dei decessi e inoltre abbiamo un aumento molto importante del numero delle persone guarite. Addirittura in quattro regioni italiane nelle ultime 24 ore ci sono stati zero contagi. Questo significa che la maggior parte delle persone si stanno comportando veramente bene anche in questa complessa fase 2, nella quale possiamo avere ulteriori possibilità di spostamento, riaprono per fortuna tante attività commerciali e tante aziende, però occorre appunto che ci comportiamo nel modo corretto e quindi mantenendo la distanza interpersonale, utilizzando la mascherina dove è obbligatorio e in tutti i casi in cui è opportuno, mantenendo tutta l'igiene rispetto alle mani e comunque tutti i comportamenti che ci vengono indicati, quindi il divieto di assembramento sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico, ma anche a livello privato. Non si possono organizzare feste ancora. Però significa che comunque la maggior parte di noi sta rispettando tutto quello che ci è stato detto e i risultati si vedono. Quindi continuiamo così e continuiamo a volerci bene. Qual è la situazione di Monte San Pietro? Allora, a Monte San Pietro un dato importante è dal 1 maggio che non c'è nessuna nuova persona positiva al coronavirus. Quindi dall'inizio dell'epidemia abbiamo 59 persone che sono risultate positive al coronavirus, di cui però solamente attualmente 10 sono persone con la malattia in corso. Abbiamo 42 persone guarite, di cui 35 in modo definitivo e 7 guarite sono clinicamente che aspettano appunto di avere l'ultimo esito relativo alla guarigione. Poi ci sono 4 persone in sorveglianza, sono aumentate di 2 nelle ultime 24 ore. Abbiamo 10 persone in isolamento, 7 persone ricoverate in ospedale, nessuna in terapia intensiva e 7 persone decedute dall'inizio dell'epidemia. Oggi i miei ringraziamenti sono due. Desidero ringraziare tutti i cittadini e le cittadine che stanno lasciando presso gli esercizi commerciali aderenti del Comune di Monte San Pietro, a fine spesa negli appositi scatoloni dedicati, i prodotti che sono destinati al progetto dell'Emporio Solidale Il Sole. I nostri volontari, che ringrazio di cuore anche loro, che si occupano della spesa per i fragili, stanno dando anche una mano nel portare presso l'emporio e presso il domicilio delle persone che rientrano nel progetto Sole, che in questo momento hanno particolare bisogno di noi e della nostra generosità, si stanno attivando proprio per effettuare questi spostamenti e per le spese. E quindi ringrazio veramente tutti e tutte voi. Desidero ringraziare con continuità e costanza tutti i dipendenti, responsabili, collaboratori del Comune di Monte San Pietro per il grande lavoro che stanno facendo a supporto di questo difficilissimo momento. Ringrazio di cuore tutta la giunta, sempre disponibile in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, veramente in alcuni casi anche orari indegni, a riunirsi per confrontarsi insieme e trovare, mettendo a disposizione proprio le proprie competenze e le proprie idee per trovare le migliori soluzioni e le migliori vie d'uscita e la migliore applicazione di tutto quello che ci viene dato e detto attraverso i DPCM e le ordinanze. In particolar modo, oggi desidero ringraziare l'assessora Alice Reina, che ha tante deleghe, anche lei come tutti gli altri assessori, in particolar modo in questo momento, a causa dell'emergenza da coronavirus, sta lavorando per riprogettare i servizi della biblioteca. Come avrete visto, c'erano degli appuntamenti il lunedì, il mercoledì e il venerdì, cercando di dare una fruizione anche online e anche da remoto, e quindi la ringraziamo per questo, e anche per aver riprogettato in modo creativo e innovativo gli appuntamenti del 25 aprile e del 1 maggio. Inoltre anche la nostra videomaker, e quindi la maggior parte dei video che vedete pubblicati dall'amministrazione sono opera sua. Quindi grazie a lei, grazie a ognuno di voi per quello che potrà fare, per dare una mano, per essere collaborativi, per tutto quello che farete che ci farà sentire sempre di più comunità e so che sarete rispettosi. Vogliamoci bene perché insieme ne potremo uscire alla grande. Un abbraccio a tutti e a tutte voi.